Amici di Radio & Guest, ben ritrovati, un nuovo weekend, però un ospite che non è nuovo perché è già un abitué di Radio & Guest, l'assessore del Comune di Udine al turismo e ai grandi eventi, Maurizio Franzi. Grazie a voi per il gradito invito, buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori. Siamo ovviamente di fronte all'estate che è praticamente partita da qualche giorno e qualche giorno fa c'è stata la conferenza stampa dei grandi eventi e di tutti gli eventi dell'estate. Che estate dobbiamo aspettarci a Udine, assessore? Ma devo dire che quest'anno il panorama che viene offerto a chi voglia venire nella città di Udine è veramente ricco di eventi. Beh, siamo già partiti con Udine sotto le stelle, questo evento che è stato organizzato post pandemia, diciamo, con la chiusura che avviene in tutti i fine settimana, venerdì sera, sabato sera, la domenica, di importanti vie e anche quartieri del centro storico della città di Udine che vengono chiuse al traffico cittadino, vengono occupati dai ristoranti, dai bar, e quindi la possibilità di ammirare le bellezze architettoniche la nostra città in assoluta tranquillità, senza il traffico veicolare, nel contempo di degustare le eccellenze dell'enogastronomia regionale, con anche molti spettacoli di animazione. Ecco, quindi questo è il terzo anno della riproposizione di questo evento che, come dicevo, ha avuto un grandissimo successo anche con tanti visitatori da fuori confini, perché noi ogni giorno vediamo centinaia e centinaia di austriaci che, ad esempio, con le loro e-bike partono dall'Austria, passano per Tarvisio, arrivano alla città di Udine e poi proseguono nelle nostre località balneari per arrivare fino a Grado. Certo. E poi lunedì invece abbiamo presentato tutti gli eventi di Udine Estate, sono oltre 400 gli eventi che verranno ospitati in città, eventi che vanno dalla cultura all'arte, dall'enogastronomia ad eventi sportivi, che caratterizzeranno ed arricchiranno il panorama degli eventi in città. Ad esempio, già giovedì 23, noi al Parco Bruma avremo ospite la Cristina D'Avena con uno spettacolo dedicato ai bambini, alle famiglie, e naturalmente c'è sempre un aspetto legato poi all'intrattenimento, alla socialità di cui abbiamo bisogno in questo momento qua, insomma, visto il periodo da cui stiamo uscendo, anche se con qualche difficoltà, no? E il panorama poi è arricchito da tutta una serie di eventi, come dicevo, culturali nelle varie vie, nelle varie piazze, nei teatri, ma anche e soprattutto nei luoghi più caratteristici della città, quindi Loggia del Leonello, Piazza Libertà, il Castello di Udine, via Mercato Vecchio. Ogni giorno ospiteranno eventi o anche più eventi in contemporanea nelle varie piazze, proprio per dare la possibilità a tutti di scegliere. Ad esempio, è partito anche nel giardino Doris Fortuna, quindi vicino a Piazza Primo Maggio, il cinema all'aperto, e anche questa è un'iniziativa che sta riscuotendo un grande successo, visto anche il contesto in cui viene collocata. Un bel dettaglio di proposte, quindi, per quanto riguarda tutto il programma. Invece, a proposito di grandi eventi, visto che lei è nel diretto interessato in quanto assessore non solo al turismo ma ai grandi eventi, quali saranno quindi i grandi eventi dell'estate 2022 a Udine? Beh, la prossima settimana parte la quarta edizione del Moto Raduno Città di Udine, che ha visto anche nelle passate edizioni centinaia e centinaia di appassionati delle moto arrivare da tutta Italia, con un ricco programma anche qua di eventi collaterali. E poi, tradizionalmente, ormai è legato ai saldi estivi, ci sarà la Notte Bianca, sabato 2 luglio, che aprirà la mattina con il concerto del Risveglio. Qui saranno protagonisti due giovani pianisti friulani che allieteranno questo dolce risveglio in Piazza Libertà a Udine. Poi la giornata sarà dedicata allo shopping e il gran finale sarà la serata in castello, dove si esibirà un grandissimo artista, Francesco Gabbani, quindi un'occasione per vedere appunto uno dei grandi protagonisti della musica italiana. Ma poi, come dicevo, ogni giorno ci sono eventi. Ad esempio, sempre in castello, il 15 di luglio ci sarà per l'Ars la notte delle bollicine. Per tutti gli appassionati delle bollicine, e quindi dello champagne, degli spumanti, ma anche degli abbinamenti fra quelle che sono queste eccellenze con altre eccellenze enogastronomiche, ci sono degli interessanti abbinamenti che daranno la possibilità di degustare in uno scenario incredibile, perché sul colle del castello di Udine, da quella visuale
particolare, si può veramente ammirare quello che è uno scenario mozzafiato, quindi un modo per vedere l'intera nostra regione, augurandoci naturalmente che ci sia a favore del bel tempo come è stato nelle passate edizioni. E poi tutti i mesi di luglio e di agosto, praticamente ogni settimana ci sarà un grande concerto sempre in castello, perché è il luogo deputato per eventi di questo tipo qua. Ecco, a proposito di questo, le attrazioni invece turistiche che ha Udine, perché abbiamo sentito che ci sono decine e decine di bike, quindi centinaia di turisti che stanno arrivando da oltre confine. Quali sono le attrazioni turistiche, cioè quali sono le attrazioni per le quali il comune ha lavorato e ha promozionato la città affinché appunto arrivasse il turismo? Quest'anno abbiamo ospitato nel museo, nella Galleria d'Arte Moderna, un'importantissima mostra con i più grandi artisti di fine 800 e metà 900, che si chiamava La forma dell'infinito. Oggi abbiamo programmato la seconda edizione di questa grande mostra, sempre a Casa Cavazzini e curata da Don Alessio Geretti, che partirà il 18 febbraio 2023 e andrà avanti fino al 16 luglio 2023. Quindi grandi eventi che ci auguriamo riescano a calamitare un interesse ben oltre i confini nazionali. Il nostro obiettivo è questi turisti che ormai, grazie a questa pista ciclabile, l'Alpe Adria, che è nata dove c'era una volta la vecchia ferrovia, e che quindi parte dall'Austria, poi attraversa Tarvisio ed arriva fino a Grado, e che vede ogni giorno presenza importante di turisti, perché grazie alle bike adesso è un turismo slow, ma un turismo anche molto interessato a conoscere quelle che sono le bellezze storiche e architettoniche della nostra città. Quindi noi vogliamo soprattutto proporre quelli che sono i monumenti più belli, i luoghi più caratteristici della nostra città. Penso solo a Piazza San Giacomo, che è un vero e proprio salotto nel cuore della città di Udine, e quindi è un modo per stare all'aria aperta e per poter in assoluta tranquillità e sicurezza ammirare quelle che sono bellezze dal punto di vista architettonico, che senz'altro hanno pochi pari, insomma. Quindi questo è il nostro obiettivo principale, creando anche dei percorsi tematici, ad esempio tramite una ricerca storica che è stata fatta sulla vera storia di Romeo e Giulietta. Uno studioso inglese ha scoperto che la storia vera di Romeo e Giulietta, in realtà, che poi è stata resa grande e celeberrima da Shakespeare, è ispirata a una grande storia d'amore fra Lucina Savornian e Da Porto. È una storia che è nata qua in Friuli e che poi è diventata grande grazie a Shakespeare. Adesso, attorno a questo tema di Romeo e Giulietta, abbiamo realizzato un percorso ciclabile che parte, come dicevo, toccando tutte le località che hanno interessato questa storia d'amore del nostro Friuli, ma poi prosegue tramite questa pista anche dell'Alpe Adria nelle nostre località balneari, raggiunge quelle del vicino Veneto ed arriva poi fino a Vicenza e a Verona, quindi un gemellaggio con la città di Verona legata a questo grande mito che è quello di Romeo e Giulietta. È molto interessante come il Friuli, la città di Udine in questo caso, regali spunti alla storia, non solo dal punto di vista storico, ma potremmo inoltrarci anche dai grandi campioni dello sport. E quindi è una terra ricca, c'è poco da fare, e Udine ne è il capoluogo peraltro, quindi i migliori complimenti. Concludiamo l'argomento, o meglio, concludiamo l'intervista con magari un piccolo cenno in quelli che sono i grandi eventi di fine estate, quindi in coda all'estate, inizio inverno. Non posso non citare Friuli Doc, che partirà l'8 di settembre, giovedì andrà avanti fino all'11 settembre, che ormai è entrata nel panorama dei più grandi eventi enogastronomici a livello nazionale, e altri eventi di carattere sportivo, la maratonina, che è diventato un appuntamento classico per gli appassionati del settore, che questo si snoderà per le vie cittadine, che sarà verso sempre nel finale del mese di settembre, e poi il 20 di ottobre invece partirà a Improsit, questa manifestazione che vede la presenza a Udine dei più grandi chef a livello internazionale, tutti chef stellati, che riproporranno in collaborazione con i migliori ristoranti della nostra città quelli che sono i piatti tipici. Sarà un modo per approfondire anche dal punto di vista delle conoscenze, sia anche per i nostri ristoratori,
quelli che sono i piatti tipici e riscoprire anche quelli che sono i piatti friulani in una versione moderna legata ai grandi chef internazionali. Anche questo è un evento che nelle passate edizioni ha richiamato migliaia e migliaia di appassionati. Molto bene, noi ringraziamo l'assessore al turismo e ai grandi eventi della città di Udine, Maurizio Franza, per il tempo dedicato e per le bellissime informazioni e notizie per vivere un'estate meravigliosa nella città di Udine. Grazie assessore. Grazie a voi anche per l'opportunità che ci avete dato di far conoscere tutte le iniziative che si svolgeranno nella nostra città.